Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ed ecco gli ingredienti per i nostri buonissimi fusi di pollo agli agrumi. Di Sicilia, mi raccomando. Allora, ci occorreranno, io ho qui 5 fusi di pollo, ma 6 sarebbero il numero ideale per 3 persone. Brava, ma Gabriele ne ha preso uno. Uno piccolo, poi sale quanto basta, olio quanto basta, piacimento, pepe, una cipolla, io uso queste rosse, e poi un'arancia, 2 limoni e 4-5 mandarini succosi. Quindi un cucchiaio di farina e un dado vegetale. Ci occorrerà anche una tazza di acqua e del rosmarino, acqua circa 400 ml. Come prima cosa prendiamo uno spremiagrumi e spremiamo i nostri agrumi. Se sono agrumi di Sicilia avranno tanto succo. Se sono quelli spagnoli o di altre cose, peggio per voi. Vergogna se li avete comprati. È il succo di una bella arancia. Come prima cosa prendiamo la pirofila in cui andremo a cuocere i nostri fusi, versiamo dentro il succo di agrumi e mettiamo, dopo averli sciacquati, all'interno i fusi. E lasciamoli marinare per un'oretta rigirandoli di tanto in tanto. Mentre il pollo fa la sua bella marinatura, prendo la cipolla, che mi servirà giusto per insaporire, quindi non ne userò tanta. Se non vi piace la cipolla potete usare anche l'aglio. In una padella abbastanza capiente mettiamo la cipolla, olio extravergine di oliva, 3 cucchiai, e poniamo sul fuoco fino a fare rosolare la cipolla. Lasciamo andare la cipolla finché non si ammorbidisce un pochino, non tantissimo. Quindi, prima che la cipolla cambi colore, prendiamo i nostri fusi dalla marinatura e poggiamoli sulla padella senza bruciarci, per sigillarli un attimo. Abbassiamo la fiamma . Facciamoli rosolare un po' da tutte le parti, quindi rigiriamoli. Questo passaggio serve affinché il pollo non diventi stopposo, perché sigilliamo all'interno della carne tutto il succo e poi durante la cottura al forno gli sarà più difficile disperderla e la manterrà all'interno rimanendo appunto morbido. State anche la parte sommicale, quella dell'attaccatura proprio del fuso. A questo punto, appena rosolato il tutto, stacchiamo la fiamma e riportiamoci vicino alla pirofila con il succo di agrumi. Bentornati al campo base, quindi rimettiamo i nostri fusi all'interno del loro succo di marinatura. Aggiungiamo l'olio e la cipollina di cottura. Se non vi piace la cipolla, questo è il momento in cui potete eliminarla. Prendiamo il nostro dado, saliamo a piacimento da ambo i lati e versiamo l'acqua. Se volete potete anche aggiungere qualche pezzo di arancia pelata. Se l'avete bio potete metterla anche con la buccia. Aggiungo solo un filo d'olietto su ogni fuso, così.
è in forno a 200 gradi nella parte bassa del forno, nell'ultimo spazio per la griglia, forno ventilato. Per 30 minuti circa, ma dateci sempre un'occhiatina. Ciao! Mentre il pollo è in forno, ho preparato un'insalatina verde, ma con questo piatto ci stanno benissimo anche le patate al forno. Prendiamo un bicchiere, versiamo il cucchiaio di farina e poi a filo versiamo a poco mezzo bicchiere d'acqua e creiamo una cremina. Facciamo in modo che non si formino grumi. Questo passaggio potete farlo anche con l'amido di mais. Io lo faccio sempre con la farina, però anche con l'amido di mais viene benissimo. Con un qualunque altro amido, di riso se siete intolleranti al glutine, con un qualunque addensante. E creiamo questa emulsione di acqua e farina che mettiamo un attimino da parte. È giunto il momento di tirare fuori i nostri fusi dal forno. Ok, tirati fuori i fusi ancora bollenti, rigiriamoli nel loro brodo, tiriamoli fuori e posiamoli un attimo su di un piatto. Prendiamo la padella in cui avevamo rosolato i fusi all'inizio, io non l'ho lavata, prendiamo un colino e filtriamo un po' di brodo di cottura. Se ci sono le arance, spremiamole. Quando ne ho versati circa 250-300 ml, verso dentro l'acqua in cui ho stemperato la farina, la verso tutta dentro e la pongo sul fuoco finché non addensa un attimo. Riprendiamo i nostri fusi di pollo e mettiamoli appunto nel sughetto a finire la cottura per 5 minuti e non di più. Giusto il tempo di crogiolarli e rigirarli in questa cremina più densa che poi serviremo insieme colata sui nostri fusi. Aggiungiamo un pochino di rosmarino a crudo, una grattugiatina di pepe, lasciamo andare altri 2 minuti esatti, rigiriamo e ok, siamo pronti per impiattare. Ed ecco i nostri fusi di pollo agli agrumi di Sicilia, pronti per essere gustati. Buon appetito! Vi lasciamo le foto! E ci vediamo dopo. Ciao! Ciao!